buon pomeriggio dalla sede del settimo municipio di Piazza di Cinecittà 11. Abbiamo questa fantastica scenografia, questo sfondo naturale che sono un po' i nostri parchi. Infatti dietro di noi abbiamo l'inizio del Parco Regionale dell'Appia Antica, che sarà proprio lo scenario in cui oggi vogliamo ambientare quella che è la Giornata Mondiale dell'Acqua. Infatti il nostro municipio da 3 anni ormai, quindi dall'inizio dell'insediamento della nostra amministrazione, celebra la giornata dell'acqua pubblica, l'acqua pubblica come bene comune, volendo dedicare ad essa una manifestazione culturale specifica, manifestazione che a Roma mancava. Nonostante la nostra città sia la culla di quella civiltà, l'antica civiltà romana, che ha portato attraverso gli acquedotti l'acqua ovunque, in tutto il bacino del Mediterraneo, che per l'appunto i romani chiamavano Mare Nostrum, per segnalare come la loro presenza a livello di civiltà fosse palpabile e, diciamo, globale. Ecco, il trasporto dell'acqua, che veniva utilizzata per tante occasioni, sia pubbliche che private, dagli antichi riti religiosi fino ad arrivare alle terme, alla civile convivenza, alle abitazioni e quant'altro, è proprio stata la cifra che in qualche modo ha spinto la nostra amministrazione a voler dare questa impronta a Acque Septime, cioè la manifestazione che noi dedichiamo all'acqua. E non ci siamo accontentati di una sola giornata. Il 22 marzo infatti in tutto il mondo si celebra per l'appunto la Giornata Mondiale dell'Acqua Pubblica. Abbiamo voluto, essendo noi il municipio degli acquedotti, allungarci e partire un giorno prima, il 21 marzo, data a suo modo simbolica, essendo non solo l'inizio della primavera, quindi della stagione di rinascita, ma anche la giornata mondiale della poesia e la giornata mondiale dell'impegno, scusate, la giornata nazionale dell'impegno in memoria delle vittime innocenti di mafia. E infatti ieri abbiamo aperto con le nostre scuole del territorio e con la collaborazione della scuola Ettore Rolli questa settimana dedicata all'acqua pubblica, che si concluderà il 27 marzo, dove si celebra un'altra giornata importante, che è la giornata del teatro. E infatti proprio in un teatro, cioè nel nostro teatro municipale di Villa Lazzaroni, che noi con l'amministrazione Lozzi abbiamo finalmente riaperto all'utilizzo, alla fruizione della cittadinanza, per ora come spazio espositivo e fra poco per le attività teatrali, abbiamo voluto accogliere i bambini di Villa Lazzaroni e anche la scuola di arte e mestieri Ettore Rolli, la scuola comunale prestigiosissima addirittura di fine 800, che insiste proprio in quel quadrante, per dar vita a questa mostra che abbiamo voluto chiamare Le Memorie dell'Acqua. Una mostra che ha visto anche la collaborazione del Teatro dell'Opera di Roma. Infatti le curatrici, in particolare una delle due, Ilaria Galiotto, è proprio una attrezzista di uno dei depositi delle scenografie del Teatro dell'Opera di Roma, con cui abbiamo avviato questa collaborazione col Municipio Settimo, per cui esponiamo anche alcuni loro pezzi in occasione di alcune mostre che apriamo gratuitamente alla cittadinanza. Oggi alle 17, proprio da questa sede municipale, in Sala Rossa, al quarto piano di Piazza di Cinecittà 11, avremo la conferenza pubblica sul tema dell'anno, ovvero l'acqua come bene accessibile. Questo tema sarà affrontato sotto diversi aspetti, dal punto di vista civico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista archeologico, dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista dell'innovazione infrastrutturale e tecnologica. Con noi infatti ci sarà anche il CNR, che ci illustrerà alcune sperimentazioni che hanno in atto. Ci saranno anche l'Università La Sapienza, diverse scuole del territorio e tutte le istituzioni culturali più prestigiose, quali Sovrintendenza Capitolina, Parco Archeologico dell'Appia Antica e ovviamente il Parco Regionale dell'Appia Antica, la cui presidente Alma Rossi verrà a illustrarci il contratto del fiume Almone.
infatti questa iniziativa la realizziamo insieme anche con l'assessorato all'ambiente del municipio. E, domani e dopodomani invece, ovvero sabato e domenica, al Parco degli Acquedotti, angolo via Lemonia, il gruppo storico romano darà vita ad una rievocazione storica. Come lo scorso anno saranno ricostruiti ambienti della Roma antica e saranno anche rese fruibili gratuitamente alla cittadinanza tutta una serie di attività legate a far conoscere e riconoscere la vita quotidiana dell'antica Roma, da danze a momenti di vita pubblica, a momenti anche di vita privata. Contemporaneamente ci saranno anche delle visite guidate. Sono partite questa mattina in tutti i luoghi in cui ci sono delle evidenze legate proprio all'acqua, quindi ninfei, cisterne, fontanili e soprattutto loro, gli acquedotti, questi giganti dell'acqua che solcano tutto il nostro territorio. Non a caso abbiamo chiamato la manifestazione Acque Settime, perché sette sono gli acquedotti che per l'appunto dall'età antica a quella medievale si rincorrono nei nostri parchi ma anche lungo le nostre strade, basti pensare a Via del Mandrione, Casilina Vecchia. E le visite guidate saranno ovviamente gratuite e saranno proprio tenute da funzionari esperti che potranno illustrare alla cittadinanza le bellezze paesaggistiche, ambientali ma anche e soprattutto storico-archeologiche. Infine la manifestazione si concluderà il 27, quando, come ho detto, c'è la giornata del teatro, in cui nello spazio di Villa Lazzaroni offriremo alle ragazze del Centro di Formazione Professionale Comunale Pedro Selli di Via Gela, nell'ambito delle iniziative della settimana della scuola pubblica del settimo municipio verso la comunità educante diffusa, una performance nel nome di Ipazia, questa grande astronoma dell'antichità che per l'appunto, per il suo impegno a favore della divulgazione della conoscenza della scienza vissuta come bene comune a disposizione di tutti, purtroppo ha anche dovuto subire la lapidazione. Ebbene, le iniziative quest'anno le abbiamo volute tutte collocare nell'ambito di una ricorrenza molto particolare. Il 19 marzo, infatti, ricorreva un mese dalla scomparsa di Don Roberto Sardelli. A lui abbiamo dedicato, alla sua memoria, la conferenza di oggi pomeriggio, che infatti sarà introdotta da uno dei nostri consiglieri di maggioranza, Stefano Rinaldi, primo firmatario della mozione con cui il nostro Consiglio Municipale ha impegnato la nostra giunta a realizzare una targa in memoria delle battaglie per l'acqua e per i diritti portati avanti da quello che possiamo definire il Don Milani della nostra città. Infatti Don Sardelli, che si è spento il 19 febbraio dopo una vita spesa tutta per gli ultimi, aveva realizzato proprio negli archi dell'acquedotto Felice la cosiddetta scuola 725, che prendeva il nome dalla baracca 725 che lui aveva preso e utilizzato per farne una scuola degli operai, una scuola dei baraccati che erano venuti dalle regioni più povere d'Italia e che, non avendo abitazione, vivevano proprio lungo gli archi dell'acquedotto Felice. Alla sua memoria dedichiamo questa nostra terza edizione di Acque Settime. Vi aspettiamo in questi giorni. Grazie.